come tradizione nei giorni che precedono la festa e poi anche ogni prima domenica del mese, come Arciconfraternita del Santo, distribuite il pane di Sant'Antonio, un pane che ha un significato davvero molto profondo. Sì, la tradizione del pane benedetto di Sant'Antonio risale proprio ai tempi di Sant'Antonio, quando veniva distribuito ai poveri il pane proprio per mangiare, proprio come cibo. E poi ci fu un episodio durante la vita di Sant'Antonio che fece una donna fare un voto. Cosa successe? Un bambino cadde erroneamente dentro una pentola di acqua caldissima. La mamma stava cucinando, lui si è sporco nell'acqua e per vedere probabilmente cosa c'era dentro ed è caduto. Ovviamente il bambino era moribondo e subito la mamma andò nel convento vicino proprio dove si trovava Sant'Antonio e lo implorò di resuscitare il figlio, di guarire il figlio, promettendo, appunto facendo il voto, che se lo avesse salvato avrebbe donato ai poveri tanto grano quanto era il peso del bambino. Il bambino effettivamente si riprese e quindi da quel momento, questo è il piccolo Tommasino si chiama, ci fu la tradizione del pane benedetto. E risale a tantissimo tempo fa, ma è frequente questa tradizione non solo a Padova ma in tantissime parti d'Italia e anche del mondo. Noi oggi distribuiamo quasi 6.000 panini e speriamo che ci bastino, perché veramente le persone vengono e prendono questo pane proprio con devozione. Si spezza in famiglia, non si taglia, si spezza, uno per famiglia, un pezzettino a testa, basta, e le persone capiscono il senso proprio di questo pane e noi lo distribuiamo, oltre che il giorno di Sant'Antonio, tutte le prime domeniche del mese.